Girato nel 1992, Parenti Serpenti è un film del regista Mario Monicelli. Nella città di Sulmona, una famiglia si riunisce per passare insieme il giorno di Natale. Il nonno Saverio, Paolo Panelli, un ex carabiniere in pensione che ha la mente molto confusa, e sua moglie Trieste, Pia Velsi, ancora lucida, ricevono la visita dei figli e delle loro famiglie. Così arrivano le figlie Lina col marito Michele e il figlioletto Mauro, Milena col marito Filippo e i figli Alessandro con la moglie Gina e la figlia Monica e Alfredo che è Scapolo. Il film ci introduce nell'atmosfera della casa, piena di affetto e calore. Durante i festeggiamenti non mancano le piccole discussioni e i pettegolezzi, soprattutto tra le due sorelle e la cognata. La svolta avviene quando, durante il pranzo di Natale, nonna Trieste, commossa dalle dimostrazioni d'affetto dei familiari, comunica che, avendo escluso l'idea di passare il resto della vita in una casa di riposo e essendo troppo vecchi per continuare a vivere da soli, lei e il nonno accetteranno di buon grado di andare a vivere con uno qualsiasi dei loro figli. Chi li ospiterà riceverà come premio la casa dove adesso vivono e metà della loro pensione. La notizia prende tutti di sorpresa, creando un enorme imbarazzo tra i presenti. Quando i nonni escono per fare la loro consueta passeggiata, i parenti si chiudono in una stanza e, analizzando la situazione, cominciano a litigare, ognuno accusando l'altro di colpe grandi e piccole e cercando di liberarsi della scomoda responsabilità. Fino a che giungono di comune accordo a una decisione. L'humor del regista e dello sceneggiatore Carmine Amoroso catturano lo spettatore fin dai primi momenti del film, avvolgendolo in un'atmosfera nostalgica, anche grazie alla narrazione del nipotino, fatta in maniera scanzonata. Monicelli descrive un ambiente familiare dove tutto è fatto per convenienza e dove regna l'individualismo. Ogni personaggio sembra racchiuso in una bolla di vetro e preoccupato soltanto per se stesso. Così il regista distrugge il mito della famiglia unita, molto spesso indicato come uno dei pilastri della società italiana, e lo fa tramite l'umore amaro che pervade le scene del film e attraverso personaggi che fanno ridere, sì, ma danno anche un profondo senso di tristezza. Parenti i Serpenti è stato l'ultimo film di Paolo Panelli. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, scrivi un commento e iscriviti al canale. Non dimenticarti di vedere anche gli altri video. Ci vediamo alla prossima!